Comincia il quarto ed ultimo match di questa seconda giornata della Bronze League X Edition. In campo ci sono gli Spurs di Signoriello e il Rubin Kebab di Aldo De Angelis. È un derby, si può chiamare, si può intendere come derby, perché c'è qui fuori Signoriello che giocherà contro Jovino De Angelis e Secce, ex accidenti. Secce però ha pochissime presenze in passato con l'accidenti. Allora, gli Spurs con Donadoni, Ciarniello, Spagnolo, Gagliotti, De Franceschi, Grieco e Secce, uscito appena Signoriello. La formazione del Rubin Kebab, che esordisce ufficialmente dalla X Edition, visto che la partita al Mignotting la settimana scorsa è stata rinviata a causa del Napoli che giocava alla mezza. Si schiera con Cornacchia. Non è vero. Macri, scusate, Macri. Messina con Di Marino. Centrocampo con, anzi no, c'è anche Jovino che gioca terzo di destra. Centrocampo con Vece. E dovrebbe giocare De Angelis a centrocampo. C'è la manna più avanti. Non so se è una difesa a 2 a 3. Molto strana. Jovino ora gioca a centrocampo, De Angelis a destra. Quindi Jovino è centrocampista. Questa è una mossa tattica molto interessante. È buona! Che ha fatto? Ma ha fatto una foto di Gennarino, perché la devo mettere, ma c'è proprio. Sì, bella. Sì, artistica. Artistica, perché? Ma piace a me. Guarda, ti passerà lo pacco. Occhio alla manna! Lo so. Eccolo qua, Di Franceschi. Dietro. No, sono quelli fuori. Ma tu avrì, c'è il Silver Lamps, si sente, non l'avevi pesato. Proprio scimmia. Sempre 0-0, Jovino. Messina ancora Di Francesco. Ma tu guarda lo cazzo! Che gioca già con lo scaldacollo, Antonio. Marco! Antonio, già lo scaldacollo, Secce! Vece, Spagnolo, Secce, aggancia! Vantaggio! Fallo di De Angelis su Secce. Portiere! Aspetta, mettiamoci di qua. Va. Parte Gigi Greco! Non va? È il gol di Gigi Greco. Bella Gigi! Non va! Buona! Io! Charmi, esiste! Poi invece sinistro Murato! La manna, miracolo di Donadoni! Lo sai che ti puoi anche collegare al giocatore proprio? Che ci arrivano le notifiche di quando sei. Ma io l'ho fatto dal computer, non so come fare. Sta scritto collega. No, se non mi sbaglio, clicchi su Matteo Signoriello e sta scritto proprio collega, richiedi collegamento. Mi arriva la richiesta e io ti collego. E diventi di giù. Infatti ci sono un paio di loro che volevano mettersi le foto di un cane. Cioè, voleva mettersi l'immagine e il profilo del cane. Ho detto no, ti metto la figurina che è il cane. Si può fare il collegamento, poi non lo so, infatti non mi collego anche io. Tira! Grieco! Salva! Grieco, capitano storico dell'accidenti, lui che ha vinto la Bronze League nella scorsa edizione, questa edizione però gli accidenti hanno deciso di non giocarla, si iscriveranno direttamente all'undicesima edizione dello Sbordone League, non si sa per quale motivo, problemi di scuola di tanti ragazzi, c'è anche stata la bocciatura di Bobby Camilli a scuola al terzo anno. Problemi scolastici anche per io, forse superati, ora lo vediamo in campo. Fischio io. Anche Aldo De Angelis, ex accidenti, non però la squadra del titolo. Secce! Secce! Io, pennella! Faccio d'angolo. Oggi quante partite abbiamo oggi pomeriggio? 5, 6, 7, 8, 9 sono 5, 6, 5. 7, 8, oh no, 5 partite, non ce la faccio a fare. Un po' di testa! Palla in rete, Vece! 1-0 per la formazione De Rubin che va. Macri blocca la battuta di Marino, va centrale, mamma mia che intervento qua, eh! Ai ai ai! Di Marino, destro, Murato. Poi Messina, diventa un tiro. Donadoni, fallo.
Se c'è palla dentro, colpo di testa di Grego, rimane lì il pallone. Macri. Palla in avanti, Gio. Palla per la Manna, in aria la Manna. Calcio d'angolo. Vai Gio, dentro, secondo palo, lungo per tutti. Ma dove? Buona, buona! Riuscite tutta! Ma dove? Signorello, gioca il pallone in area di rigore, salta Di Marino ancora, Signorello al volo! Poi Greco si gira. Sinistro di Di Marino. Spagnolo. Ex More Camp, serve Donadoni. Signorello gioca il pallone lungo. Salta Di Marino, Vece, controllo, Vece se la mette giù di petto, Di Marino calcia. Va Greco, col destro. A giro Macri. Con le mani si. Palla dentro. Salta De Franceschi. Invio di De Angelis. Palla dentro. Tutti che saltano. Greco! Miracolo! Secce! 1-1! Sempre lui. Va, non mi ricordo, oddio come si chiama? Vai, maglietta nera, tutto nero. Gagliotti. Gagliotti, allora poi De Franceschi, palleggio, così. Io, anzi Vesce, ora trova Io, pallone lungo. Troppo. Ma comunque non potessero buttare una maglia di questo, ma secondo me stava un papà, non l'abbiamo visto. Mamma mia, è morto Sic. Termina il primo tempo 1-1 tra Spurs e Rubin Kebab. Buona conclusione fondo. Sul fondo da parte di Gigi Greco. Ragazzi, stiamo riprendendo la zona di campo nuova. Se praticamente a pelo d'erba. Buona. Vediamo come si vede. Vantaggio. C'è vantaggio. Angolo. Corner. Corner kick. Ehi Antonio. Parte il cross. Colpo di testa. Salva Spagnolo. Rinvia. È buona. Poi De Angelis, ultimo uomo. Laterale blu. No, niente. È laterale. Comunque la ripresa continua con questo risultato per ora fermo sul 1-1 tra Spurs e Rubin Kebab. Donadoni viaggia lungo. Vece. Io. Non controlla. A Spagnolo. Ma con le mani. De Angelis. Provato a colpirmi. C'è riuscito in parte. Già battuta la rimessa. Spagnolo. Va giù, laterale, ha preso il pallone. Sto qua. Salta ancora Vice. Ma perché stanno avvenendo tutte le palle qua? Non si è mai giocato su questa corsia. Spagnolo, interviene Io. Grazie era Vice, ora colpito. Tutti i palloni passano da questa parte. Buona. Spagnolo, interviene De Franceschi. L'appoggia a Greco. Ancora un pallone. Perde Franceschi. Ha toccato laterale gialla. Occhio al destro. Ha segnato Jovinski. 2-1 per gli Spurs. Non è vero, per il Rubin Kebab. Proverà Gigi Greco. Non riesce ancora a trovare il suo primo gol in questa nuova edizione. Io De Franceschi salta il primo, va da Greco, ancora lui sinistro. Anzi, pallone per Vece, prova ad andare con Madonna Santa, si può mettere nel video. Facciata fondo, palla centrale, ancora Aldo Lapache mette fuori.
Oh, ma che sta dicendo? Oh, magari quando avrò di notte il discorso sta run. Occhio, secondo palo io. Laterale. Mette fuori. Pallone per Vece, calcia la manna. Salva Donadoni, porta vuota io. Palla in rete, Jovinski. 3-1. Ma Signorelli è leader in questa squadra. Batte tutto lui. Ma vengono a muscolo come sta scendendo il naso a lui. Ma cagate tu cazzo. Più come me li cagate tu cazzo. Ma penso, è la stessa mosca. Vantaggio. Signoriello. Tira anche bene. Vece. 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 Dai numeri ragazzo. Vada Di Marino. Parte il pallone. La manna di petto come giocano ora quelli del Rubin Kebab. Aldo Lapache. Pazzito Sec. Grico. Sec. Per Grieco. Miracolo Di Macri. Jovino. La manna. Dentro, che palla, arriva in gran corsa, destro, salva Donadoni. Cambia tutto. Va da Secce, cambia tutto. Grieco di prima. Prova a saltare così il suo avversario. Aldo Lapache. Palla dentro, colpo di testa di Ciarmiello. Signorillo, salta. De Angelis. Grieco, Spagnolo, calcia, salta Signorello, Grieco al volo, Grieco, destro, Spagnolo, palla dentro, salta, Secce, fondo. Di Marino, non trova compagno. Di Marino, anzi la manna. Prepara il destro. Se c'è la sponda per Grieco. Macri. Macri. Pazzito Macri. Parte il cross, Macri. Palla dentro. Palla per Io, palleggio, Io! Marco! Ci sarà un cambio delle cronaca tra molto poco, Grieco nervosissimo. Del destro, Io! È impazzito Jovinski! Pazzesco! Un carico anche al 16%. Dobbiamo tenerlo bene in carica perché è al 16%. Intanto Gigi Grieco ci ha provato. Ricordiamo che Rubin Kebab è in vantaggio per 4-1 sugli Spurs. Attenzione ora alla formazione degli Spurs che prova a portarsi avanti. Come si chiama l'88? 80. Che cos'è c'è sul pallone? Calcio d'angolo. La palla è lunga per Spagnolo. Mette fuori Jovino. Ci ricordiamo di Francesco. Quanto? Una foto di Gennarini, immagina il profilo della. Attenzione alla manna. Attenzione alle mani di Ciarmiello. Forse è fallo. Hai rotto il cazzo. Nervosito. Schioppa. Va via la manna con un numero. Attenzione alla manna. Detta a destro. La manna. 5-1. 5-1. Ma che gol ha fatto la manna? Numeraccio. Va via, incrocia alla grande di destro alle spalle di Toni Donadoni, che quest'oggi sui 240, anzi sui 200 minuti disponibili ne ha giocati 160. I restanti giocherà avanti. Vediamo chi esce. Forse Ciarmiello. No, Ciarmiello no.
Uscirà proprio Donadoni. Grieco, perdi Francesco. Palla Asic. Poi di Francesco. Scodella. La manna protegge palla. Di tacco. Prova a servire Ovino. Riparte ora Gigi Grieco. Dribbling secco. Poi tenta il destro. Rimpallato da Ciarmiello che è al posto sbagliato al momento sbagliato. Poi recupera il pallone con la rimessa laterale. Secce di testa. Non segna mai. Macri. Palla lunga. Gigi Grieco mette fuori. Palla poi recuperata di Francesco. Parte lui, forse un fallo. Poi De Angelis riparte. Il problema è che era in vantaggio la squadra degli Spurs. Quindi punizione dal limite. C'è Gigi Grieco sul pallone. Signor Antonio, quanto manca? Io 6 minuti al termine della partita. Va Gigi Grieco. Tenta il destro Grieco. Altissimo. Palla alle stelle. Ma dove è finito il Gigi Grieco che tutti conosciamo, che abbiamo apprezzato nelle edizioni passate? Palla lunga per la manna. Attenzione da lì. Fa sombrero a Gigi Grieco. Mette a terra la manna. Signor Haus. Fa sul pallone. Poi lancia la brasiliana a cercare Secce. De Angelis. Poi Secce di nuovo. De Angelis rinviene. Poi Ciarmiello, ci mette la palla, il piedone Macri, poi di nuovo Ciarmiello, c'è calcio di rigore, triplo fallo su Ciarmiello, calcio di rigore, Ciarmiello contrariato, attenzione allo sviluppo di questo calcio di rigore, dischetto l'aria, e lui che cos'è? Parte Secce, Macri! Parata! Poi contropiede, è partito! No! Svanisce il contropiede, di nuovo là per Ciarmiello, palla per Spagnolo! Spagnolo, 5-2! Miracolo di Macri prima, ora da rivedere Macri! Meno 3 a Fantacalcio perché avesse Secce! Sente la pressione del sottoscritto. Secce ci ha attaccato ieri nei post Fantacalcio, non ci avevo mai pensato. Fantacalcio che hanno acceso la laterale, diciamo i giorni che precedevano questa giornata. Secce prova a stopparla, poi fallo di mano, punizione a 2 dal limite dell'aria. Iovino ha allontanato il pallone, attenzione, no! Schiaffo di Iovino a Spagnolo. Assurdo. Questo è 3 mesi di carcere. Vieni qua di Francesco. Chiede l'ordine ora il signor Antonio. Palla ferma e di seconda. Palla ferma e di seconda. Replica il direttore di gara. C'è sia Grieco che Secce sulla palla. Vediamo se Gigi Grieco ci farà ritornare negli anni passati quando dipingeva il classico arcobaleno di magie. Carlo non carica bene. Metro fermo. E allora devi cambiare il booster. Palla per Grieco. Parata praticamente. Poi Grieco di nuovo ancora. Impallata Grieco. 5-3. La riapre lui. 5-3. Dedica al suo fidanzato il gol. È intanto schioppa 2. Mancano 2 minuti a questa fine partita, ma sono 2 solo i gol che dividono le due formazioni. Parte la manna, giro, palla di poco a lato. Amarcord. Ricordo quando la manna è che ti dovevi. Palla recuperata poi Ovino. Palla per Di Marino. Allargato sulla sinistra, si dà la mano con Di Francesco, poi di nuovo Di Marino, scucchiaia per nessuno, attenzione a Signorillo, palla lunga, cercare nessuno, attenzione alla manna, ancora lui, la manna, perde il tempo per concludere, la manna poi va via sul filo della... Niente! C'è Iovino, può provare il dribbling su Spagnolo, le finte, Iovino va via, e poi... spaccato il naso, palla Secce,
che tocca un buon pallone per Ciarbiello, che si conferma un difensore dai piedi pessimi. Andrà quindi Macri, che guadagna troppo tempo. Attenzione ai cartellini. Macri lungo a cercare la manna, che stoppa questo pallone molto male. Ora Di Francesco di testa, De Angelis restituisce la palla, poi De Angelis ancora e Grieco mette fuori. C'è Seccelli che gioca per Di Francesco, si è proposto centrale Gigi Grieco, ha seguito De Angelis, scucchiaia dentro per la manna, che prova un po' con le mani, un po' col petto, un po' con tutto. Attenzione a Ciarbiello, palla poi per la manna, Spagnolo pulisce tutto, c'è Secce dietro, Macri con la manona. E poi il rimpallo che favorisce gli Spurs. Palla lunga, cercare Ciarbiello. Di Francesco, fallo in attacco. Si spengono qui le speranze. Anzi no, da ripetere tutto. Manca un minuto al termine. Ora un minuto, è già passato uno di recupero. Un minuto di recupero. Quindi ce lo vediamo tutto, lo riprendiamo tutto con Di Marino, che la c'era a lungo. Cercare nessuno Di Marino. Mamma mia, ci aveva provato. Attenzione che era di seconda, Antò. Non era di seconda, assolutamente no. Quindi Signoriello, dentro per Ciarbiello. Poi Gigi Grieco, palla che tocca la rete. Quindi Gigi Grieco ora con le mani andrà. Anzi no, andrà Spagnolo. Palla lunga, Di Marino pulisce ancora, andrà di nuovo a Spagnolo, anzi no, gli Spurs avanti, palla spazzata male, Iovino prova a pressare, forse commette fallo, la manna recupera un ottimo pallone, la manna rientra, scarica poi. Gioco riallargato sullo stesso la manna, può tentare il tiro a giro, la manna, Iovino, rete, finisce qui 6-3, partita terminata, autore di una prestazione lucente, eccolo lì, Iovi.